Un attimo solo, per favore. Diamo magari adesso la parola al Presidente e all'Assessore Foroni e poi dopo rispondiamo a tutte le vostre domande. Esattamente, Assessore Foroni, in costante collegamento con il responsabile della Protezione Civile. State qua, non toccate nulla. Ci spostiamo noi. Per la diretta streaming. Assessore Foroni, assessore alla Protezione Civile che è in costante collegamento col dottor Borrelli. No. Sì, ma io non ho molto da aggiungere rispetto a quello che già l'assessore Gallera in maniera molto compiuta ha riassunto. Diciamo che la sala operativa della Protezione Civile regionale si è immediatamente attivata da subito ed è attiva da qui fino a per tutta la gestione dell'emergenza. Siamo in strettissimo contatto con la Protezione Civile a livello nazionale e siamo pronti per qualsiasi evenienza, per qualsiasi necessità che dovesse essersi a supporto naturalmente dell'attività sanitaria, perché chiaramente in questo caso la priorità è l'attività sanitaria, la Protezione Civile gioca un ruolo chiaramente di supporto. Come diceva l'assessore Gallera prima, si stanno anche verificando strutture idonee al fine di ospitare eventuali quarantene, stiamo verificando tutta una serie di strutture civili, altro tipo di strutture anche militari o ex militari. Stamattina ho avuto un colloquio con il ministro della difesa Guerini. Diciamo che in questo momento, da questo punto di vista, tutto sotto controllo e naturalmente siamo pronti per ogni evenienza. Io naturalmente vengo da quelle parti, vengo da Lodi, quindi ho una particolare attenzione, vedo il giornalista, il cittadino che, di Lodi, che abbiamo naturalmente, c'è una particolare attenzione e propensione anche particolare personale relativamente a quelle situazioni. Stiamo in strettissimo coordinamento, oltre con la prefettura di Lodi, anche con i sindaci di Codogno, Castiglione d'Adda e Casal Pusterlengo, che peraltro sono adesso in questo momento presenti in sala operativa qua presso gli uffici del mio assessorato, e stiamo verificando quali azioni coordinate assumere relativamente alle scuole, esercizi pubblici, eccetera, eccetera. Come diceva l'assessore Gallera, e mi taccio, anche da un punto di vista di Protezione Civile, la necessità è quella di isolare immediatamente i luoghi dove si sta propagando, dove si è sviluppato il virus, in modo da circoscriverlo, così come l'esperienza internazionale, soprattutto europea, ci sta dando come indicazione. Grazie assessore. La parola ora al Presidente Fontana, grazie. Io credo di non dover aggiungere niente di tecnico, se non cercare di, tramite voi, far capire ai nostri cittadini che le misure che assumiamo non devono essere viste come qualcosa di terribile, di drammatico, di preoccupante. Sono gli unici mezzi attraverso i quali si può sicuramente dare una risposta positiva ad evitare la diffusione del contagio. In altre parti del mondo e anche in Cina si è dimostrato che questo sistema contribuisce in maniera sostanziale a bloccare la diffusione. Quindi non dobbiamo diffondere panico, ma dobbiamo far capire che questo sistema, queste misure che sono state assunte e che rivaluteremo col Ministro appena arriverà qui da noi, sono fondamentali per il bene della comunità e per evitare ai cittadini di poter incorrere in qualcosa di spiacevole. Ecco, senza con ciò che si debbano far prendere dal panico. Voglio dire e ribadire ancora la grande collaborazione con il Ministero della Sanità, con il Ministro col quale sono in contatto costanti, la grande attenzione sta arrivando e quindi credo che dopo un pomeriggio dedicato ad approfondire il problema ci sarà un altro incontro per chiarire se sono stati assunti altri provvedimenti e se ci sono evoluzioni nella situazione dell'infezione. Grazie Presidente. Per le domande, se alzate la mano, vi presentate una alla volta, che abbiamo il microfono.
Possiamo iniziare? Vieni qua Giulio, che tanto salve, sono... buongiorno. 9 su 10 sono per te. Tonia Cartolano di Scatigi 24. Posso chiedere all'assessore Gallera in particolare i 6 casi a cui faceva riferimento, a parte i 3 che conosciamo, moglie, amico e la persona, diciamo il primo caso, gli altri 3 chi sono? E quando li avete insomma conosciuti? Stiamo indagando, sono... prego, dica. Indagando in questo momento sono 3 persone che si sono presentate con un quadro clinico di polmonite all'ospedale di Codogno, come ha detto prima l'assessore. Ovviamente in questo momento, oltre alla presa in carico terapeutica che ha la priorità su tutto, stiamo cercando di capire se ci sono stati dei contatti con uno dei 3 casi sopra elencati. È in corso questa indagine. Cioè non avete detto che siano amici, parenti? No, sappiamo dove abitano, però il contatto stretto con la persona deve essere indagato dal soggetto stesso. Alcuni di loro non sono in questo momento diciamo in grado di dare tutte le informazioni adeguate, per cui stiamo facendo questa indagine come si fa normalmente attraverso anche i parenti. Sono impegnate. Impegnate. Sì, son quadri clinici di polmoniti importanti. Certo. Esatto. Buongiorno, Pellegrinelli da Teleticino, dalla Svizzera. Il caso zero, il signore che è tornato dalla Cina, in realtà avete detto sta bene, significa che il virus non si è diffuso da questa persona? Non sappiamo questo, cioè... potrebbero essere che non sia lui il caso zero, potrebbe anche essere che ha superato, che è guarito, e quindi il tampone fatto oggi è stato inviato all'Istituto Superiore di Sanità per fare degli approfondimenti, e quindi non abbiamo quindi la certezza di qual è, diciamo, il caso indice, quindi il caso zero, se vogliamo, e questo è uno degli elementi che in qualche modo ci rende ancora più faticosa. Come puoi immaginare. Buongiorno, Rosanna Magnano, Radio 24. Chiedo qual è la situazione delle terapie intensive in regione, se c'è un'allerta, se ci sono... Noi abbiamo, le nostre strutture sono totalmente già allertate da tempo e sono pronti a ricevere. Per ora tutti, diciamo, le persone positive vengono portate al sacco quando sono nelle condizioni di farlo, quindi il primo paziente verrà in isolamento, chiaramente nel reparto di infettivologia del sacco, il primo verrà portato nel pomeriggio e gli altri quando sono in grado verranno tutti collocati lì. Poiché abbiamo sia nelle terapie intensive nostre, stiamo recuperando spazi per gestire le situazioni più compromesse, ma per ora la nostra capacità è ampiamente sufficiente. Giorgio Tosi, Mediaset Quarto Grado, buongiorno. La data esatta di arrivo in Italia dalla Cina del presunto paziente zero e la data esatta del contatto col paziente 1, quello sintomatico ricoverato, per favore. Allora, la data dell'arrivo dovrebbe essere il 21 di gennaio. Sulle date invece dei contatti tra il paziente 0 e il paziente 1 sono state più momenti nei primi di febbraio, quindi lui si sono trovati a cena un paio di volte, hanno in un pub un'altra, e quindi diciamo nell'arco di 5-6 volte erano amici che hanno avuto più contatti. Buongiorno, sono Antonella Del Prino di Rai 1. Sentami, scusi, sul timetable che lei ha dato, il 15 ha mostrato i primi sintomi e il 18 è andato al pronto soccorso una prima volta. Nella stessa giornata è andato al pronto soccorso o è stato rimandato a casa e poi si è ripresentato? Il 18 è andato al pronto soccorso, è stato alcune ore ed è stato rimandato a casa, e il 19 si è ripresentato ed è stato ricoverato. Okay. Perché non aveva dei segni, cioè aveva un po' di influenza, cioè un po' di febbre, non voglio dire così grave da essere ricoverato. Sì, sì. No, allora questa persona era una persona italiana, non ha detto che arrivava dalla Cina, cioè il protocollo che noi abbiamo definito da tempo è che bisognava o... addirittura non presentarsi ai pronto soccorso, ma chiamare l'112 e dire ho febbre, ho difficoltà respiratorie, arrivo dalla Cina, perché tendenzialmente finora erano persone. Chiunque, o
è capitato che qualcuno si è autopresentato nei pronti soccorsi e quando dava queste tre indicazioni subito partiva un fast track. Noi avevamo 15 reparti di infettiviologia, veniva portato, lasciato in isolamento. Noi in questo mese abbiamo gestito 100 casi sospetti, tutti negativi. Tutte persone che sono state prese, messe in isolamento e tenute in isolamento i 4-5 ore necessarie per fare i tamponi, il tampone negativo rimandate a casa. È sempre stato così. Esatto, certo, 100 casi in Regione Lombardia, tutti con questa modalità. È chiaro che se uno si presenta e dice di avere l'influenza, se è un cittadino italiano, io non posso in alcun modo immaginare. E tenete presente che l'anomalia è che sarebbe stato un altro cittadino italiano, quindi la moglie soltanto di fronte alla forte insistenza, quando il quadro clinico è fortemente peggiorato e l'anestesista dice ma io faccio fatica a capire come affrontarlo, la moglie ha detto ah, mi ricordo che effettivamente un suo amico tempo fa è tornato dalla Cina. Questa è la situazione avvenuta appunto di fatto ieri pomeriggio. A quel punto immediatamente abbiamo fatto il tampone, l'abbiamo fatto le riprove e alle 21 abbiamo avuto la certezza che era un coronavirus. Fa il segnante. Guardi, noi tutti non ci risulta, ma tutti i contatti diretti li stiamo. Sì, però te direi tu che li prendiamo tutti, a parte che è in gravidanza, quindi probabilmente. Probabile che qualunque lavoro facesse fosse a casa. Esatto. Poi tenete presente che tutte le persone che hanno avuto un contatto, pochi o tanti, cioè stiamo parlando di 60 infermieri, cioè quindi anche se chiunque fosse in una scuola, stiamo parlando di 160 persone che lavorano nello stesso ambiente lavorativo a cui faremo il tampone, cioè anche se lavorassi in una scuola o altro, tutti coloro che lavorano lì saranno messi in quarantena e fatto il tampone, ok? Quindi stiamo lavorando immaginando numeri particolarmente ampi, evidentemente. Assessore Corica di Repubblica, la prima domanda non abbiamo capito. Il caso indice, avete già fatto dei tamponi, sì, che avete inviato all'Istituto Superiore di Sanità. Sì. Ma ci sono dei risultati preliminari su questi tamponi e cosa dicono? Sono positivi o negativi? No, sta bene, i risultati in questo momento. Quindi sono non negativi, ha il coronavirus in base ai primi risultati. I sei casi complessivi che sono stati individuati tra i 150 sottoposti al tampone, corretto? No, allora, no. I tamponi stiamo iniziando a farli, stiamo parlando di persone che ieri abbiamo evidenziato avere, quindi stiamo definendo la quantità dei contatti diretti e iniziamo adesso a fare i tamponi. Queste sono persone che si sono presentate spontaneamente all'ospedale di Codogno manifestando una polmonite e abbiamo fatto il tampone e abbiamo verificato esserci una positività al coronavirus. Sei positivi a Codogno o nell'area dell'ospedale di Codogno? Certo. Sei positivi al coronavirus all'ospedale di Codogno? Cioè sono tutti a Codogno? No, allora, scusate, tutti arrivano da quell'area lì, ok? Poi dopo, qualcuno oggi è stato collocato altrove, cioè la moglie è al Sacco. Ci sono altre ipotesi, visto che Codogno, Castiglione d'Adda, cioè i comuni, stiamo parlando di sei persone che provengono come residenza o abitazione abituale da quei due comuni lì. Visto che i risultati preliminari dei tamponi sul caso indice, come lo definite voi, sono negativi, se dovessero essere confermati come negativi dall'Istituto Superiore di Sanità, avete altre ipotesi da dove potrebbe essere arrivato questo contagio? Stiamo lavorando, cioè tenete conto che questa persona è una persona che non è, voglio dire, è una terapia intensiva e non può parlare e la moglie è da ieri sera alle 10 in una situazione. Quindi non insegnava più, ecco, cioè vuol mi dire scusi. Quindi non insegnava più, è in maternità. Okay. Mi scusi, assessore, Giulia Dalla Giovanna di Oga, volevo chiedere rispetto al paziente zero, al caso indice, non c'è nessun altro delle conoscenze di questa persona che abbia manifestato sintomi o qualsiasi cosa che possa far pensare a un altro contagio, perché immagino che non possa averlo passato solo una persona. In questo momento no, noi stiamo considerando anche